contento oggi di cominciare il 2015 con un romanzo storico-fantastico, l'avete definito, quindi qualcosa di nuovo ancora, perché qui ormai in questo ciclo Medioevo quante storie che viene organizzato all'interno della libreria Iacabuc in collaborazione con Iacabuc, si intitola appunto Medioevo quante storie, proprio perché è un viaggio in libri tra realtà storica e finzione letteraria. Quindi offre un ampio spettro di scelta e non ci si limita soltanto alla saggistica, ma si può spaziare nella narrativa e, come è successo a fine anno scorso, anche nella musica. Per esempio con la presentazione del CD dei Lilium Iris, che mi sembra sia stata anche molto apprezzata dagli uditori di questa cosa. Quindi noi oggi cominciamo con questo romanzo, di cui adesso vi facciamo vedere un bellissimo book trailer. Sono Giovanna e il romanzo in particolare, innanzitutto ringrazio Maurizio che mi ha permesso di fare la presentazione alla Iacabuc. Il romanzo in oggetto è un surreale storico, un surreale in quanto ho previsto come espediente per poter spiegare la storia, per poter entrare negli avvenimenti storici, un viaggio temporale, un ipotetico viaggio temporale di questa protagonista nel XII secolo, quindi negli anni di Federico I il Barbarossa e delle battaglie degli antiimperiali contro Federico I il Barbarossa, che in quell'epoca ha assediato quasi tutte le città del nord Italia, ma anche alcune dell'Italia meridionale, e che appunto voleva restaurare il potere imperiale e quindi ha cominciato ad andare contro il papato e contro i comuni italiani. E questo espediente che ho utilizzato è anche servito per spiegare la battaglia del 64-65 in Valpolicella, io sono di quella zona, anche se reperire il materiale è stata veramente dura, perché essendo un avvenimento anche così antico è molto difficile reperire dei saggi che ne parlano. Comunque, gli antiimperiali hanno dapprima hanno voluto conquistare, hanno desiderato conquistare la fortezza di Ceraino per evitare che Federico il Barbarossa scendesse dalla parte del Garda, conquistasse il Gardesano, diciamo, e anche la parte appunto di Verona della Valpolicella, che era ricca di vigneti, ricca anche di. Aveva città anche molto ricche, insomma, e quindi per evitare. Ha voluto questi antiimperiali hanno voluto impossessarsi della via del Brennero e della Val d'Adige. E sempre in quel periodo lì, 64-65, assediano il castello di Rivoli Veronese, che è sulla collina, nella zona ovest di Verona, dove abito, è sulla collina praticamente, quindi dà tutto sul lago. E hanno voluto assediare questo castello sempre per lo stesso motivo, cioè per impedire che il Barbarossa scendesse dalla parte gardesana e facesse le solite stragi, insomma. Perché, come sappiamo, in quegli anni lì, negli anni 60, ha anche assediato Milano, Brescia, varie zone, varie città della Lombardia, faceva di quelle stragi mostruose. E anche abbastanza crudeli, nel senso che ha utilizzato, per esempio, utilizzava il traboccare le teste dei soldati all'interno delle mura dei castelli per favorire l'avanzamento appunto di malattie come il colera, le pesti, eccetera, eccetera. Non era di certo Trabuccare, spiega cos'è trabuccare? Traboccare siamo rimasti traboccare è esiste lanciare una con trabucco. Il trabucco è una macchina. È una macchina da guerra. Ecco, una macchina da guerra che si costruivano all'epoca del Medioevo. C'erano mangani, trabucchi, plutei,
C'erano arieti da sfondamento, scale mobili, c'erano varie macchine che venivano utilizzate quando si assediava un castello, una città, eccetera, eccetera. Il trabucco è una specie di catapulta. Sì, una catapulta che ha una traiettoria d'arco, cioè come traiettoria riesce ad arrivare all'interno delle mura. Cioè queste sono le mura all'interno. Esatto, le teste invece dei sassi. Per diffondere le malattie. Per diffondere le malattie, per creare panico sostanzialmente, perché ovviamente... vedi arrivare erano molto crudeli. Le teste dei prigionieri erano le teste dei prigionieri o quelli catturati in battaglia o durante le scorrerie in maniera tale che all'interno dei castelli dove vivevano magari i parenti di si vedessero arrivare alcuni anche povera gente, artigiani, contadini sempre semiliberi o comunque liberi. Per esempio, ho creato un paio di cavalieri, soprattutto, sono le figure più, diciamo, buone all'interno del romanzo, più positive, e più vari armigeri che aiutano questo cavaliere nella conquista del castello di Rivoli, tra cui Aliberto, per esempio, uno dei vari personaggi. Aliberto, che era il minatore capo, il minatore era colui che utilizzava il Pluteo, praticamente che dirigeva il Pluteo. Il Pluteo era una macchina, una specie di carro armato, fatto proprio a forma di carro armato, a parte che era di legno, ma fatto proprio col tetto spiovente, e che aveva, diciamo, nella parte iniziale aveva una punta e scalzava le mura, con questa punta riusciva a scalzare le mura e ovviamente creava le brecce e i cavalieri potevano entrare, insomma, potevano conquistare il castello. E questo è anche un personaggio, diciamo, è un povero perché non è è un armigero che non sa leggere e scrivere, diciamo, però è un personaggio positivo comunque, molto un altro personaggio, purtroppo i personaggi, diciamo, storici che sono passati alla storia sono pochi perché l'epoca appunto è abbastanza antica, quindi i personaggi positivi non sono passati alla storia, non hanno fatto niente di eclatante purtroppo, cioè sono passati alla storia. Faccio delle incursioni, no? Anche per comunque disegnare il quadro di quest'epoca. Voi sapete tutti, io immagino, che nel 1162 Barbarossa distrugge Milano. E Milano era il nemico più forte di Federico Barbarossa, il più potente, ed era una città irriducibile, però nonostante questo la prima città che dà vita a una lega è proprio Verona, la Lega Veronese precede la Lega Veneta precede la Lega Lombarda. Poi su questo argomento c'è tanta leggenda e poca storia, perché noi siamo abituati a immaginarci la Lega Lombarda, il giuramento di Pontida, Alberto da Giussano con la battaglia. Allora, spero di non dispiacere a nessuno dicendo che il giuramento di Pontida, così come noi, non c'è mai stato. C'è stata un'assemblea a Pontida dei rappresentanti delle varie città che aderivano. Alberto da Giussano storicamente non risulta da nessuna parte, è un'invenzione trecentesca di Galvano Fiamma, che è un cronista e uno storico milanese, che doveva in qualche modo, costruire un personaggio intorno al quale raccogliere il sostegno della popolazione, e si inventa questo Alberto da Giussano e la Compagnia della Morte. Medioevo veramente bellissimo. E l'ho usato anche per nel mio romanzo, per sapere come si svolgevano queste battaglie, non è che nasco, mi sono inventata le battaglie per vedere si svolgevano così, perché io decido che dovevano svolgersi in questo modo, ho dovuto studiare, ho dovuto leggere saggi e informarmi, vero? E appunto anche in questo libro di Settia ci sono tre righe, ma proprio tre righe, sull'assedio del 64, del 64-65, è stato dimenticato anche la Lega Veneta, è stata
è stata quasi dimenticata, è più famosa quella lombarda, soprattutto perché città come Milano erano appunto più grosse di Verona e di altre del Veneto, diciamo. Quindi c'erano fatti, stati fatti più importanti che sono passati alla storia. Era chiamata Liga Veneta? Sì. Liga Veneta. Liga Veneta. Sì. Certe macchine d'assedio la utilizzano per appunto per i loro scopi, per gli scopi bellici sostanzialmente, per insegnare a leggere e a scrivere a certe persone e la utilizzano per scopi bellici. È un'eroina molto forte. Del film, sì, no? Ha un carattere forte, ovviamente vuole vivere, quindi fa tutto quello che può per non essere uccisa e per assecondare ovviamente il potere di quelli che l'hanno, di quelli che la stanno tenendo prigioniera, perché non è che possa ribellarsi più di tanto, non ha potere, non conosce nessuno. L'aperitivo è offerto da Jacobo.